Speciali, tossiconocidi, pericolosi e mortali, silani, idrocarburi, cenere della centrale elettrica, vernice, scorie industriali, amianto, rifiuti ospedalieri, interrati a partire sino dagli anni 1996, dagli anni 70 sino al 96. Attorno a sé ha altri piccoli mostri, sparsi tra le colline e verdi vallate, nascosti dagli alberi o da muri. 23 mostri. Sono tante le discariche, create in maniera più o meno legale, che infestano il territorio del Levante Spezzino. Anche loro sembrano dormire, ma il loro sonno, come quello del fratello più grande, continua a inquinare la terra, l'acqua, la vita. Il fatto che siete in tanti qui oggi significa una cosa molto importante, che l'indifferenza è finita e che essa non ha più posto, né qui né altrove. Per riprenderci il futuro, per dire basta ad un modello di sviluppo che uccide la terra e che con essa le creature che abitano, noi compresi. Per quell'inquinamento di cui questa città da anni fa le spese, aumenta le malattie, i tumori, danneggia chi è già nato, chi è vecchio e ancora chi deve nascere. Pensate che nelle zone attorno alle discariche non si può più scavare, coltivare, usare l'acqua. Non è un gioco, è la nostra vita. Come quelle della terra dei fuochi sono l'esempio più grave, più estremo del problema dei rifiuti. I rifiuti sono il lato scuro dei nostri consumi. Facciamo la spesa. Compriamo una vagonata di rifiuti, imballaggi, lattine, carta, plastica e questo per un sugo. Facciamo la doccia, la barba, per chi ce l'ha logicamente, io no. Abbiamo i denti che abbiamo prodotto altri rifiuti. Il rasoio un degetta, lo spazzolino, il tubetto del dentifricio, il flacone del sapone. Per non parlare poi di quegli strumenti con i quali comunichiamo, con i quali magari stiamo giochicchiando proprio adesso. Il smartphone, il tablet, i nostri computer, le